accettare l'amore di Dio nella mia vita è un'altra, e così anche parlare della pace di Dio. Certo che Dio è in pace, non penso che abbia problemi lassù, cosa dite, no? Dio non ha preoccupazione, non ha paura che gli è scappato il mondo e non sa più che cosa fare, no? L'universo gli è sfuggito, qualche pianeta gliel'ha preoccupato, no? Che non sa bene come tenere insieme le cose, è in controllo di tutto. Quando sei in controllo di tutto hai pace, giusto? Ma non basta appunto sapere che Dio è pace, ma io voglio sapere di avere quella pace nella mia vita. Io voglio sapere che posso vivere nella stessa pace che Dio ha. Cioè sapere che tutto nella mia vita è in controllo. Che niente è sfuggito e niente mi può sfuggire. No? Ed è un bel passo avanti, no? Soprattutto in tempi come questi, no? Di smontamenti vari. E quindi andiamo a vedere quello che Gesù ci dice in Giovanni capitolo 14, leggendolo verso 18. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Perché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Vediamo queste parole meravigliose di Gesù. Vi do la mia pace. Ma prima di andare a studiare bene insieme questa pace, di vedere questa pace, voglio farvi notare una cosa. Che Gesù fa una differenza. Fa la differenza fra il mondo e i credenti. Per lui c'è una grossa differenza in questo. Infatti dice: ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E Giuda gli chiede, non Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? In noi sono i credenti, non sono solo quei 12 discepoli che stavano raccolti lì intorno a lui in quel momento, no? Ma sono tutti credenti, tutti quelli che credono in Cristo Gesù, che compongono la Chiesa di Cristo Gesù. E i discepoli lì si accorgono appunto che Gesù sta facendo differenza. Differenza fra il mondo, no? Quelli che rifiutano Dio, no? Quelli che non accettano le vie di Dio, la verità di Dio e vogliono camminare a modo loro, e quelli invece che hanno accettato Cristo Gesù come Salvatore. Perché Gesù è venuto a fare lo spartiacque, a fare la differenza. 2000 anni fa Gesù è entrato nel mondo per dividere definitivamente coloro che credono da coloro che non credono. Questo è quello che fa la differenza. La sua morte sulla croce è quella che ci dà salvezza. È quella che ci rende diversi, non per quello che noi possiamo fare o che noi possiamo essere, ma per quello che Gesù ha fatto. Gesù fa la differenza nella mia vita. È Lui che è morto per me e ha tolto da me i peccati. È Lui che mi rende accettato da Dio. Ed è Lui che mi fa conoscere lo Spirito Santo. E mi ha mandato lo Spirito Santo che mi guida in ogni cosa. Quindi la differenza la fa Gesù. E Gesù dice che c'è una bella differenza fra il mondo e la Chiesa, e i suoi credenti. E io stavo cercando, mentre meditavo su questo, appunto, nella parola di Dio, qualcosa che mi desse questa immagine. E ho trovato qualcosa veramente, no, di particolare, che non avevo mai compreso prima,
e si trova questo particolare nella storia di Gedeone. Quanti di voi conoscono Gedeone? Uno, due, tre, facciamo quattro. Gli altri non conoscete Gedeone, qualcuno di voi sta pensando al cane del vicino. Andiamo a Giudici capitolo 6 e vediamo dal capitolo 6 di Giudici la storia di questo Gedeone. Allora ve la racconto un po' io, visto che non la conoscete. Gedeone era un ebreo, un israelita, durante un periodo di grande oppressione in cui i Medianiti, queste popolazioni intorno appunto a Canaan, opprimevano il popolo di Israele. Cosa facevano? Quando arrivava il momento del raccolto, queste popolazioni facevano razzia, entravano in Israele, rubavano tutto il raccolto, tutto il grano, tutto quello che c'era da prendere e se lo portavano via. E lasciavano il popolo di Israele senza niente da mangiare, dovevano andare a cercare in giro radice. Era veramente una situazione molto difficile, li portavano via il bestiame. Allora cosa facevano questi israeliti? Prima che arrivassero i Medianiti, subito appena potevano prendere il primo raccolto, di nascosto lo preparavano, lo battevano, facevano tutto il lavoro che dovevano fare, preparavano qualche sacco e lo nascondevano. Così quando poi arrivavano i razziatori, portavano via comunque della roba, ma almeno qualche sacco erano riusciti a nascondere. Gedeone sta facendo proprio questo, il nascosto, impaurito, veloce veloce, sta battendo questo grano per poter nasconderne più che poteva prima che arrivassero i razziatori. E a un certo punto gli appare un angelo. Appare un angelo e poi andremo a vedere come l'angelo si riferisce a questo Gedeone. Lui rimane tutto un po' impaurito, no? Non crede bene a questa storia, perché l'angelo gli dice: tu salverai il tuo popolo. E lui rimane un po': io salverò il mio popolo, ma sai chi sono? Sono l'ultimo della famiglia più piccola, della tribù più piccola di Israele, cioè uno peggio di me non lo potevi trovare. No, è proprio me sei venuto a scegliere? Allora cominciano un po' questo dibattito, poi vedremo bene, no, il particolare di questa discussione tra l'angelo e Gedeone, ma a un certo punto Gedeone gli chiede qualcosa di molto particolare. Ma voglio leggerlo insieme con voi. Avete la vostra Bibbia, trovato Giudici capitolo 6, dal verso 36 Gedeone chiede una prova a Dio, una prova a quest'angelo che è, no, che è Dio che si sta presentando a lui, in questa forma angelica. Dal verso 36, poi Gedeone disse a Dio: se intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se c'è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno rimane asciutto, allora saprò che intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto. E così avvenne. Mattino dopo Gedeone si levò per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada. Ne uscì una coppa piena d'acqua. Ma Gedeone disse ancora a Dio: non si accenda la tua ira contro di me, io parlerò ancora una volta. Dai, lasciami fare la prova col vello ancora una volta soltanto. Deve aversi preso gusto, no? No, funziona, vediamo un po' cosa facciamo. Rimanga asciutto solo il vello e ci sia rugiada su tutto il terreno all'intorno. E Dio fece così quella notte, soltanto il vello rimase asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno all'intorno. Dice, ma che ha a che fare questa storia con quello che stiamo dicendo, con quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli? E questa è la domanda che mi sono fatto. Mi sono chiesto, ma che cosa ha a che fare questo? E poi ho guardato il simbolismo che c'è nell'Antico Testamento, e la rugiada nell'Antico Testamento è la gloria di Dio. Nei Salmi viene nominata appunto la rugiada come la gloria di Dio che scende sul mondo. Sapete, quando vedete la rugiada al mattino, quando sorge il sole, brilla, no? Qualcosa di bello, e porta anche acqua, quindi poi porta nutrimento nella terra, dove crescono i semi, no? Quindi parla della gloria di Dio. E quindi abbiamo la rugiada come la gloria di Dio. La rugiada scende, ma vediamo che un giorno scende solo sul vello, solo su questa stoffa di lana, no? Questo pezzo di stoffa di lana, e questa stoffa si riempie così tanto di questa rugiada, ne assorbe così tanto, che quando Gedeone la prende la mattina e la strizza,
riempie una coppa piena d'acqua. Sapete cosa rappresenta la coppa? No. Nella Bibbia? Cosa ha detto Gesù la notte prima di morire? Se è possibile, togli questa coppa da me. Ma non il mio volere, il tuo volere. La coppa è il volere di Dio. Quando trovate una coppa nella Bibbia, non è uno che è arrivato primo, è il volere di Dio. Qualcuno che fa, è chiamato a fare Dio. Quindi abbiamo la gloria di Dio che scende su questo velo, no? E ne esce un'acqua che riempie, no, questa coppa, il volere di Dio. La notte dopo succede l'opposto. No? Il velo rimane asciutto e la gloria di Dio, la rugiada, scende sull'erba. Ma cosa succede quando la rugiada scende sull'erba? Si può raccogliere? No. Avete mai raccolto rugiada? No. Appena sale un po' il sole, evapora, un po' va nel terreno, un po' evapora, mezz'ora dopo non ne trovate più. E lo Spirito Santo mi ha fatto vedere. Quando la gloria di Dio scende sulla Chiesa, lei lo rappresenta la Chiesa, lì rappresentava Israele dell'Antico Testamento, per noi rappresenta la Chiesa. E poi raccogliere il volere di Dio. Quando la gloria di Dio scende su di te, quando la presenza di Dio, lo Spirito Santo scende su di te, poi sei in grado di riempire quella coppa, cioè di vivere la tua vita nel volere di Dio, come Dio vuole. Ma se invece sei nel mondo, qui nel mondo, la gloria scende comunque. L'altra volta abbiamo visto che Dio ama così tanto tutti che quando manda la pioggia la manda sui buoni e sui cattivi, e fa crescere l'insalata dei buoni e l'insalata dei cattivi. Scende la gloria del mondo, ma alla fine non serve a niente. Abbiamo visto quante volte venire persone in chiesa e ricevere veramente la gloria di Dio, ricevere anche miracoli. Anche nella Bibbia vediamo che 10 lebbrosi vanno da Gesù e tutti e 10 vengono guariti, tutti e 10 ricevono la gloria di Dio, uno solo ritorna a ringraziare Gesù. E gli altri 9 hanno ricevuto la gloria di Dio, ma non è servita a niente, sono stati guariti ma hanno continuato per la loro vita, non hanno fatto il volere di Dio che era di adorare Gesù. E quindi vediamo che la differenza è questa, non dobbiamo meravigliarci, appunto, se alle volte la gloria di Dio scende, mentre ci sono le nostre riunioni, e qualcuno viene toccato, qualcuno viene trasformato, qualcuno viene cambiato, e poi la sua vita cambia e comincia a fare il volere di Dio, e un'altra persona nella stessa riunione esce fuori e continua esattamente a fare le cose di prima. Perché dipende se sei in Cristo o se non sei in Cristo. Perché questa è l'unica cosa che fa veramente la differenza. Non quanto sei bravo a fare del bene, non le tue opere religiose o le tue opere di bene o qualunque altra cosa tu voglia fare nella tua vita, è se stai facendo il volere di Dio per la tua vita. Quella coppa è il volere di Dio per la tua vita. Gesù l'ha chiamato il giogo. Prendete il mio giogo perché il mio giogo è leggero. Cioè, adatto a voi per fare l'opera che Dio vi chiede di fare. Noi come Gedeone dobbiamo imparare questo. E questo sapete quando arriva? Quando capiamo che Dio vuole una relazione con noi che sia basata sull'amore e non sulle opere. Se torniamo a Giovanni, capitolo 14, guardiamo ancora quello che Gesù ci dice. Prima di tutto dice appunto che voi, la mia Chiesa, vi vedrete, avrete la rivelazione di me risorto, vedrete la gloria di Dio, il mondo no, non mi può vedere, non mi può conoscere. Chi non crede non può conoscere e vedere la gloria di Dio. Ma Gesù poi dice qualcos'altro nel verso 23. Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vediamo qua cosa succede. Gesù sta parlandosi di opere, di fare il volere di Dio. Non dice, farà le volere del Padre, farà le opere del Padre. Ma prima mette una cosa, prima dice chi mi ama e chi è amato dal Padre, cioè chi ha una relazione d'amore con il Padre è in grado di fare le opere di Dio. Vedete, le opere sono sempre un risultato della relazione con Dio.
È come appunto la gloria che ricevi da Dio, quella che ti rende in grado poi di fare il suo volere, e così è la relazione d'amore con Dio che poi ti rende capace di fare le opere giuste. Noi tendiamo invece a mettere prima le opere. No, se mi comporto bene, Dio mi ama e Dio mi accetta. Se invece mi comporto male, meglio faccio come gli egiziani, mi metto al posto del cuore uno scarabeo, così magari con la preghiera giusta riesco a passare. Invece Gesù ci sta dicendo quello che conta veramente è la relazione d'amore con il Padre, la relazione con Lui, basata solamente su questo interesse che ha il Padre verso di te. E infatti ti ama così tanto che ha mandato suo figlio a morire per te. Ma non solo, poi ha mandato lo Spirito Santo, il Consolatore, a vivere in te. E lo Spirito Santo possiamo paragonarlo appunto alla gloria di Dio che scende su di te, che ti riempie come quel velo di Celeone, e poi quando vieni strizzato esce fuori da te la sua potenza. Perché lo Spirito Santo non ti è dato per renderti potente a fare il tuo volere. E questo è un errore che alle volte c'è nella Chiesa. Preghiamo per essere riempiti di Spirito Santo perché io voglio fare quella cosa o mi sembra bello fare quest'altra cosa, o anche magari cose appunto che sembrano buone, però sono le mie idee, le mie iniziative e voglio la potenza dall'alto per fare il mio volere. Ma non è così che funziona. Lo Spirito Santo ci riempie per fare il volere del Padre, per riempire la coppa del Padre, non la nostra coppa, perché alla fine la gloria deve andare a Lui e non a noi. E quindi dobbiamo imparare prima di tutto a dipendere da questa gloria, ad essere continuamente riempiti dallo Spirito Santo e a lasciarci andare, non cercare di fare, invece imparare a lasciarci andare, imparare ad essere amati, a lasciarci amare da Dio. E Dio comincerà allora, quando arriviamo a quel punto lì di arrenderci, Dio incomincerà un'opera. Alle volte Dio ci lascia andare, veramente in fondo, no? Ci lascia correre, sbattere, fare, provare, e qua e là, no? Le proviamo tutte e alla fine abbiamo sbattuto da una parte all'altra, non sappiamo più dove sbattere, allora ci fermiamo. No? E quando ci fermiamo, allora Dio arriva. Proprio come tornando a Gedeone, è successo a lui. Il popolo di Israele era arrivato al fondo. Gedeone era arrivato al fondo del fondo, aveva perso l'autostima, aveva perso la fede, aveva perso il coraggio, aveva perso la visione. Tutto quello per cui viveva era un paio di sacchi di grano da riuscire a nascondere prima che arrivassero i medianiti. Era lo scopo della sua vita. Vediamo se quest'anno riusciamo a mettere via un paio di sacchi. No? E tanti vivono così. Allora quando arriviamo al fondo, allora Dio arriva e andiamo a vedere cosa fa con Gedeone. Dobbiamo tornare di nuovo a Giudici, leggiamo giusto qualche verso. Vi ho raccontato prima la storia di questo Gedeone, improvvisamente mentre sta appunto nascondendo dai medianiti appunto il grano, appare questo angelo e l'angelo fa qualcosa con lui. La prima cosa deve ristabilire la sua relazione con Dio, perché il problema è che Gedeone non ha più una relazione con Dio. Allora Dio deve fargli capire che il problema, che non c'era più una relazione fra lui e Dio, non era Dio, era Gedeone. E il problema nella tua relazione con Dio sei tu, non è Dio, perché Dio vuole una relazione con te. E Dio desidera, è disperato, se posso usare questa parola, anche se non va bene per Dio, ma proprio per mostrare la sua voglia di avere una vera relazione con te. E così lo fa capire a Gedeone, se leggiamo in Giudici capitolo 6, al verso 10, l'Eterno dice: io sono l'Eterno, il vostro Dio. Non temete gli dei degli amorei nel paese nei quali abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Se vi ritrovate in questa condizione, dice Dio, caro mio popolo, Gedeone, te compreso, è perché voi non avete dato ascolto alla mia voce. Io vi ho portato in questa terra,
nella terra di Canaan, nella terra dove scorre latte e miele, e io vi ho dato tutto quello che volevate e anche di più, ma voi non avete dato ascolto alle mie volte, non avete più avuto interesse nella relazione con me, ma avete cercato gli idoli. In questo caso erano gli idoli di... che erano questi? Gli amorei, gli idoli degli amorei. Ho iniziato a piacergli questi idoli, così, questa Asherat, questa Baal, Moloch, questi dei strani, no? Che insomma avevano delle belle, quando li adoravi facevano delle belle feste, no? Le feste di paese, anche lì, no? Si divertivano, facevano delle belle feste con questi dei, era divertente, e quindi si lasciarono trasportare da questi dei, e guardando a questi dei e aspettandosi qualcosa da questi dei, chiedendo a loro invece che a Dio, hanno perso la relazione con Dio. Ed è questo che tante volte noi facciamo. Invece di coltivare e cercare la relazione con Dio, andiamo a cercare di soddisfarci da altre parti. E poi ci lamentiamo perché Dio non fa quello che vogliamo noi, o Dio non risponde, o Dio non c'è. Non è forse che noi ci siamo allontanati? Allora, prima cosa, Gedeone gli ricorda, senti, torna da me, io sono sempre qua con le braccia aperte, sono sempre qua pronto per te, ti amo, no? E quindi vieni, perché anche se tu hai cercato altri dei, io sono qua e ti ho aspettato come il padre del figlio prodigo. Sono sempre braccia aperte e pronte per accoglierti ogni volta che tu vai da Dio. Amen. E quindi la prima cosa, ristabilisce con Gedeone la relazione, perché questa è la cosa più importante per Dio. E la seconda cosa è l'autostima. Quest'uomo ha perso l'autostima. Ma quando Dio gli si presenta, cosa dice nel verso 12 del capitolo 6? L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: l'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Amen. Gedeone si gira. Dov'è chi? Il guerriero valoroso. L'ho chiamato un guerriero valoroso, fammelo vedere anche a me. Non ci credeva che si faceva. No, perché infatti gli disse: ma come, io sono l'ultimo degli ultimi degli ultimi. Oh, io un guerriero valoroso. Ma Dio vuole ristabilire l'autostima, fargli capire chi lui era agli occhi di Dio. Non agli occhi delle circostanze che lo avevano ridotto in quella condizione. Non agli occhi di quello che gli altri lo vedevano, probabilmente da piccolo, quando andava a giocare magari con i figli di Ruben, della tribù di Ruben, quelli dicevano: noi siamo della tribù di Ruben, i primogeniti, tu sei della tribù di Beniamino, boom, lo prendevano a calci, no? Quello scappava, più piccolo della tribù, più piccola. Aveva questo senso di inferiorità. Non vi chiedo di alzare la mano, vi è cresciuto quel senso di inferiorità. No, potrebbe essere imbarazzante, però succede a scuola, magari eri il più piccolino, il più magrolino, no? Oppure con le ragazze eri quello che ci riusciva meno, no? O eri la ragazza meno attraente, no? O magari nella tua famiglia, no? Di tutti i fratelli, no? Le pigliavi sempre tu. Questo è giocato, il terzo maschio. Quante mi regalano, l'ho preso per Gianni, l'ho preso per Roberto, l'ho preso per me. E si cresce con quel senso di inferiorità, io lo so, lo conosco, ci sono stato dentro quel senso di inferiorità, ma fin quando Dio non mi è apparso, mi ha detto: ehi tu, valoroso guerriero, io ho finito di girarmi in giro, ho detto: sì, eccomi, sono pronto. Amen. Io sto parlando con me. Perché Dio è come il autostima. E quando guardi chi sei in Cristo Gesù, ti dimentichi di quello che gli altri pensano, che gli altri dicono, no? E cominci a camminare come Dio vuole che tu cammini. E l'altra cosa che Gedeone ha bisogno di ritrovare è la fede, perché questo aveva perso pure la fede. E nel capitolo 7, al verso 10, nel frattempo appunto Gedeone ha chiesto queste prove, perché appunto non ci credeva neanche lui, Dio gli dà le prove, e alla fine gli fa trovare un'armata, lui arriva lì con 3.000 soldati, e Dio gli dice: che fanno questi 3.000 soldati? Dobbiamo andare ad attaccare i nemici. E che te ne fai di 3.000? Bastano 300. Come 300? Questi sono 10.000 nemici, no? Vai al fiume, fagli bere. Quelli che bevono leccando, così sull'acqua, o che si abbassano sull'acqua, rimandano a casa. Quelli invece che
prendono l'acqua, no? E se la portano alla bocca, quelli sono i soldati, no? Che devi scegliere. E succede che solo 300 di questi si comportano così. Il Gedeone prende questi 300 soldati e va contro un grandissimo esercito, di migliaia di soldati, con i carri armati, con le mitragliatrici, con l'equipaggiamento, bazooka, tutto l'equipaggiamento necessario. E questo arriva con 300 soldati e Dio poi gli dice una bella cosa, gli dice, Pedro, con cosa vai? C'ho l'arco nuovo, vado con l'arco nuovo. Gli dice, no, devi andare lì con una brocca e una torcia. E delle trombe, basta, no? Che ti serve di più? Quello dice, no, guarda, forse non ci siamo, ma ben 300 soldati, ma qui stiamo esagerando, no? Allora Dio deve ridargli la fede, no? Ti è successo, no? Che Dio comincia a dirti le cose da fare, e cominci a preoccuparti di questo Dio, adesso un po', no? Ma chi siamo sicuri, no? Allora Dio vuole costruire la nostra fede, allora gli dice, Gedeone, guarda, vai giù nell'accampamento, no? Metti l'orecchio vicino alla tenda, no? Di qualche soldato, prima di loro, ascolta un po' quello che dicono. Gedeone va, e nel verso 7, capitolo 10, dice: ma se hai paura di farlo, scendi all'accampamento con Pura, tuo servo, e udrai quello che dicono. Dopo ciò le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Gedeone lo fa, no? Va giù e sente i soldati che cominciano, no, che stanno parlando di Gedeone, stanno parlando di questo valoroso guerriero, stanno parlando che in Israele è sorto questo guerriero, la voce era già girata, questo non aveva ancora fatto niente, no, eppure la voce era già girata, avevano paura, i nemici di Israele avevano paura. Sai che la paura è l'arma che Satana di solito usa, perché sa che è l'arma più potente che c'è, no? La paura, con la paura paralizza le persone. Sapete come il serpente prende l'uccellino? L'uccellino può scappare quando vuole, no? Quello vola, dice il serpente, mica riesce a prenderlo, ma con la paura. Il serpente si mette lì e lo fissa. E l'uccellino si spaventa appena vede gli occhi del serpente e si paralizza. E rimane bloccato, il serpente con calma, up, se lo mangia. No? Paralizzato da paura, poteva scappare quando voleva. Tante volte anche noi siamo paralizzati da paure che magari neanche esistono. Ma allora qui Dio cambia la cosa, cambia e questa volta mette la paura nell'esercito nemico. Quando Gedeone finalmente si incoraggia, prende questi soldati, vanno all'accampamento nemico, lì con queste torce, con le brocche sopra, no? E con le trombe, arrivano fino intorno all'accampamento e quando sono intorno a un certo punto tutti insieme rompono le brocche, no? E cominciano a suonare le trombe. Così si vede improvvisamente una grande luce, no? Perché queste torce si accendono, si sente il rumore di queste brocche rotte, queste trombe, e il nemico comincia a combattere uno contro l'altro. Escono fuori tutti i soldati dalla propria tenda e cominciano a ammazzare il primo che gli capita e si uccidono a vicenda. E quelli che non si uccidono scappano via. Insomma, senza tirare neanche una freccia, Gedeone e i suoi soldati conquistano l'esercito più potente del mondo. Semplicemente perché Dio gli ha ricordato la relazione che lui aveva con lui, gli ha ricordato la fede e l'autostima. Ma vediamo che qualcosa che Dio fa. Se era per Gedeone, stava ancora lì a battere sul terreno per quel grano. Se era per il popolo di Israele, pochi versi prima, c'era scritto che il popolo di Israele gridava all'Eterno. E se era per loro, stavano ancora a gridare. Stavano ancora là a gridare. Tante volte che noi gridiamo, no? Signore, 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 così. E il Signore arriva e ti dice, ok, dai, iniziamo a fare qualcosa. Ok, iniziamo a muoverci. Ma io veramente, tranquillo, ti do la mia pace. E Gesù ha detto ai suoi discepoli, io vi do la mia pace. Non la do come il mondo la dà, la mia pace. La vuoi la mia pace? Sì. Ed è quella che dobbiamo cercare. Perché quando tu trovi pace, la pace del Signore, quando tu ti arrendi, ti rilassi, la smetti di voler fare questo, voler fare quello, voler fare quella, semplicemente aspetti e dici, Signore, riempimi con la mia gloria e lascia che possa riempire la coppa che tu mi dai, la coppa del tuo venire. Lasciamo fare a Dio. Quando Gesù ha parlato appunto della pace,
va detto nel contesto dello Spirito Santo. Abbiamo letto, no? Giovanni 14, Gesù sta parlando dello Spirito Santo e dice: vi manderò il mio Consolatore. Giovanni 14, 25, vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Quello di cui abbiamo bisogno è lo Spirito Santo. È la pace che lo Spirito Santo ci dà, non di fare più cose, non di preoccuparci di più cose. Abbiamo bisogno di ricevere lo Spirito Santo e dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? Tu mi hai fatto un valoroso guerriero? Ok, come devo andare a combattere? Come vuoi che io faccia il tuo volere? E non muoverti finché non hai istruzioni. E non cercare di fare cose finché non sei sicuro che il Signore ti ha dato quella coppa. Una coppa. Gesù sapeva di avere una coppa soltanto. Non è che Gesù è andato a pregare nel Getsemani: Signore, allora ci sono tre coppe qua, no? Primo, secondo e terzo, no? Quale devo prendere? No? Cosa devo fare? No? Non aveva dubbi, non aveva incertezze. Lui sapeva, Dio una coppa gli aveva dato, la croce. Era il volere di Dio per Gesù, era la croce, che lui morisse in croce per te, per darti la vita, per pagare per i tuoi peccati. E quello era il volere di Dio per lui. E lui è andato a farlo volenteroso. E lui ha deciso di andare a morire sulla croce per te, perché tu potessi avere vita eterna. E tu non hai bisogno di quella coppa, non è per te. La coppa del sacrificio e della sofferenza non è per te, l'ha già presa Gesù, è già stata riempita da Gesù, nessuno la deve riempire. È un'altra coppa che Dio vuole darti, ed è quella della vita abbondante, piena di Spirito Santo, che fa le cose con la pace, che fa le cose con la gioia, che fa le cose spinto dall'amore di Dio. Questa è la vita cristiana. Noi dovremmo veramente far invidiare questo mondo, perché dovremmo vedere la gloria di Dio, dovremmo essere così impregnati della gloria di Dio. Ho avuto una bella testimonianza, concludo con questa, ma proprio ieri mi ha telefonato una persona, una donna, che appunto vuole venire qua in chiesa da noi e dice perché. Lei è ortodossa, ma dice: voglio venire nelle vostre chiese evangeliche. Cioè, perché una mia amica, in un'altra città, dice, ha iniziato a frequentare le vostre chiese, ma da quando viene da voi ha una pace. Ma sta bene, ma si vede che la sua vita è cambiata. Anch'io ho bisogno di quello e voglio venire a vedere se posso anch'io trovare quello che ha trovato lei. Questa è una testimonianza, questa è la gloria di Dio che si vede nella vita. Questa donna ha visto nella sua amica qualche cosa veramente speciale, ha visto la gloria di Dio, ha visto la pace di Dio di una donna che forse era prima addormentata, forse era prima piena di problemi. Improvvisamente il Signore è sceso con la sua gloria e l'ha riempita. Lei ha potuto riempire quella coppa, dando testimonianza agli altri dell'amore di Dio. Questa è la pace di Dio. Noi dobbiamo prenderla per noi. Gesù ha detto: vi do la mia pace. Gesù te la vuole dare, la vuoi ricevere? Amen. Pronto a ricevere, vuoi aprire il tuo cuore? We give you glory, lifting up our hands and singing hope.